Bene, signori, è veramente un piacere essere qui con tutti voi. Oggi qui a Brollo nasce una nuova delegazione a Mira, la delegazione Nebrodi. Sì. Quindi noi siamo venuti in forze e ufficialmente perché riteniamo questo un avvenimento molto importante. Considerando l'apatia dei tempi e soprattutto la rassegnazione, il manipolo di persone che si riuniscono per valorizzare la professione, per allargare questo pensiero ad altri nel territorio, per noi è un momento, oltre che un momento di orgoglio, è un momento importante sia per quanto riguarda la Mira, sia per quanto la Sicilia, che per l'Italia e il Made in Italy, perché sappiamo tutti che il pensiero di pochi poi vola come il vento e chiaramente speriamo tanto che possa essere un motivo di risveglio dall'apatia che ci ha costretto la multinazionale e soprattutto la globalizzazione. Quindi speriamo bene. Grazie. Amira è un'associazione di Metre che ha quali obiettivi, quali scopi? Nasce nel 55 a Milano, quindi qualche anno ce l'ha. E nasce per valorizzare il servizio di sala in collaborazione con gli chef, perché non è detto che lo chef sia tutto in una sala, perché il maître è la persona più consapevole, più responsabile, perché il primo impatto che c'ha tra il cliente che entra e il maître è capire con chi ho da fare. E soprattutto io devo assolutamente vendere i piatti che fa lo chef. Questo è lo spirito del MET, sapere coordinare, sapere redimere il servizio di sala con il personale di sala e fare sì di poter fare stare bene il cliente, trasturlarlo, coccolarlo. Questo è il nostro compito, il compito di fare bene questa nostra professione e fare sì che il cliente ritorni di nuovo. E come i vantaggi di far parte di un'associazione quali la Mira? I vantaggi sono uno, che si ha in contatto con tutta l'Europa in questa professione, e io dico e sostengo che chi fa questo mestiere con amore, con passione, non avrà mai problemi di lavoro, perché con i contatti che noi abbiamo con tutta l'Italia e tutta l'Europa possiamo dare posti a chiunque, a chi fosse. Per la valorizzazione del metro siciliano, per scelta di esserlo con stima, i tuoi amici colleghi siciliani. Il Presidente Barroso. Bene, intanto vorrei dire che la Mira è un'associazione maître italiani, ristoranti e alberghi. La Mira opera nel settore, intanto è un'associazione internazionale, opera nel settore turistico alberghiero, ma prevalentemente della ristorazione. Il nostro compito, diciamo, noi miriamo soprattutto a migliorare quelli che sono i servizi, quindi la qualità della ristorazione. Un'altra nostra specialità è l'accoglienza, perché un maître a Mira deve essere bravissimo nell'accoglienza. E poi altro appunto importante che noi miriamo sono le scuole alberghiere. Noi miriamo molto sulle scuole alberghiere, perché se già dalle scuole si comincia a capire che cosa è questo lavoro, è importante. Quindi accoglienza e professionalità sono due valori principali della Mira, che in una zona turistica quale quella in cui ci troviamo sono importanti, no? Sicuramente, perché in Sicilia il turismo, diciamo, che è una cosa importantissima, quindi andare a curare quelli che sono i servizi del settore turistico alberghiero è indispensabile. Altro piccolo fattore per noi è la lampada. La lampada è una specialità, è uno show che facciamo in sala, quindi è una cucina di sala dove noi, come stasera, andremo a preparare dei primi, dei secondi e dei dessert, tutto alla lampada in sala. Con il maître del Gattopardo parliamo un po' appunto della funzione del maître in un hotel, di quanto è importante questa figura. La figura del maître è importante in quanto accoglie le persone e cerca di farle stare il meglio possibile nella struttura, coordina i ragazzi in modo tale che tutto vada bene, il servizio, la cucina che collabori con la sala e che il servizio vada bene, specialmente anche nei banchetti. Il maître è molto importante anche perché coordina il tutto, i banchetti dall'aperitivo ai primi piatti, secondi, tutto qua.
In questo caso abbiamo un maître che è anche un artista perché si occupa di intaglio, capito? Vedo qua delle opere realizzate, spiegaci un po' come hai realizzato queste bellissime sculture di frutta. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere un maître, maître Privitera, che è uno dei migliori maître qua in Italia e lavora in Svizzera, e grazie alla sua conoscenza mi sono avvicinato a quest'arte, che è un'arte thailandese, e va ad abbellire vari buffet e banchetti. Noi facciamo dei tavoli imperiali con queste sculture e diciamo quel tocco in più che può dare a un banchetto, a parte il fatto di mangiare bene, e anche l'occhio vuole la sua parte. E questa qua è, come vedete, è l'arte thailandese, non è un intaglio semplice, è un intaglio che noi andiamo a fare con uno stiletto che viene proprio dalla Thailandia, e tutte queste rose fatte in modo particolare, e, diciamo, queste foglie, questo è tutto l'intaglio thailandese, e dà quel tocco in più, come dicevo prima, ai buffet. È una grande soddisfazione fare queste cose. Questi sono invece degli intagli un po' più semplici, anche se magari non sembra, che vanno anche per compleanni, noi qua ne facciamo parecchi, è una chicca del nostro albergo, diciamo. Non tutti fanno questi lavori, e noi, diciamo, abbiamo quel qualcosa in più che magari non hanno altri. Auguriamoci anche noi buon lavoro, grazie.